Eccomi qui con un nuovo video, come state? Spero bene, io tutto bene. Finalmente riesco a registrare questo video, che è un video dedicato un po' ai prodotti novità dell'ultimo periodo e i prodotti confermati, quindi quei prodotti che io magari ho ricomprato proprio perché in passato mi erano piaciuti. Vi dico cosa ho sulle labbra: è un rossetto di Eufydra che avevo preso in farmacia. Questo ha un numero RZ25. Boh, sì, RZ. Il tappo è un po' ballerino, non è che ci sta. Non so se si vedrà. Comunque c'è scritto RZ25. È questa bella punta di rosso, un po' scura, però vabbè, insomma, mi piace tantissimo. Forse voi lo vedete ancora più scuro in camera, se no è leggermente più chiaro. Davvero bello, mi piace tanto, tanto, tanto. Va bene, ed è abbastanza confortevole, no, è confortevole, però volevo dire che è opaco. Partiamo, partiamo. Allora, parto con una sorta di haul, diciamo. Ho fatto un piccolo ordine da Ivrochet, e tra l'altro mi hanno già dato i cataloghi di Natale e mi è preso un po' male, no, male no, però insomma. Ho detto aiuto, aiuto, aiuto. Va bene, poi se magari una volta li sfoglieremo se vi interessa, va bene. Poi i cataloghi invece del mese prossimo, qui c'è tutto il riassunto. Allora, cosa ho preso? Alcune novità. Questa è una novità recente di qualche mese fa, diciamo, che io però non avevo ancora provato, che è l'Hydra Vegetal, la linea, e questo è il siero liquido ultra idratante acqua cellulare di Edulis, non so cosa sia, molto bene. Comunque, ho postato la foto, mi avete detto che in tanti di voi l'avete provato, anche Selene, che saluto. Ciao tesoro, andate a iscrivervi, lascio qui sotto il canale di Selene Ferimon Beauty perché merita tantissimo di essere seguita. L'ho già provato, come potete vedere. Lei ha detto che l'ha utilizzato quest'estate, perché è molto fresco, leggero, però anche molto idratante, eh? Quindi insomma, però è particolare anche come texture, e l'ho già provato, comunque mi è piaciuto, anche se ora sto prediligendo, prediligere, Sara, sì, texture più cremose, no? Però vabbè, comunque insomma, lo utilizzerò sicuramente con piacere. E poi cosa ho preso? Tra le altre novità, sono usciti i saponi mani liquidi, non so se li avete visti anche in negozio. Io cosa ho scelto? La profumazione vaniglia Bourbon, sì. Ed è un gel, un sapone liquido appunto in gel profumato. In realtà questo non l'ho ancora utilizzato perché ne ho ancora uno in utilizzo, quindi questo l'ho preso da utilizzare prossimamente. Un'altra novità che ho già utilizzato è questo fondotinta. Questo è il super matte, appena uscito, era in offerta 9,95 euro se non erro. È un fondotinta 12 ore, zero shine, quindi zero lucidità. Allora, io l'ho utilizzato, l'ho scelto nella tonalità Rosé 300, che non so se lo vedete, vi dico la verità, di rosa io non ho visto mai nulla. L'ho utilizzato almeno 3 volte, se non di più. Allora, io non ho mai, 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 ma mai brufoli. Li ho avuti in passato, ho sofferto di acne giovanile, eccetera, eccetera. Infatti ho un po' di cicatrici qui, comunque nulla di, insomma, ho avuto un'acne sì, però non ho delle cicatrici importanti. Però da vicino si notano. Cosa volevo dire? Volevo dire che dopo il primo utilizzo mi è spuntato un brufoletto sotto pelle, brufoletto, brufolone, che però non è uscito. Sto pensando adesso, però ve lo volevo dire, ecco, perché sicuramente, insomma, è stato lui, dai, non ho sempre utilizzato gli stessi prodotti. Allora, per me non è tanto rosé. Io lo definisco un colore neutro, ora c'è anche il sole, per fortuna. Comunque, per me è neutro, forse quasi più beige, vabbè, comunque mi piace. Non è, allora, la definizione super matte, no,
Allora, non, secondo me no, è un fondotinta sicuramente dall'ottima tenuta, sì, un pochino opaco, ma non eccessivamente. Ecco, no, su questo direi di no. Poi non so se è la mia pelle che è secca, però non lo so. Comunque, mi è piaciuto. Poi non l'ho utilizzato altre volte, non è successo nulla, quindi non so dirvi, non lo so. Comunque, poi ho concluso l'ordine, se non erro, con questi altri due prodotti che erano un set a 9,95 euro, che sono tra i miei struccanti bifasici preferiti, insieme a quell'esempio, quello di Sephora, mi viene sempre in mente lui perché comunque hanno un prezzo abbastanza simile, mi sembra, e mi piace sempre tanto, quindi ne ho presi due, uno da viaggio e uno più grande. E mi piace sempre tanto con il fiordaliso, pur bleuette, bluette, quello che è, non lo so, ed è ottimo, sono ottimi questi prodotti, quindi li potete acquistare a occhi chiusi. Ora controllo per curiosità. Poi mi hanno dato, vabbè, vari campioncini, tra cui vi segnalo una novità che uscirà il prossimo, ve lo dico, credo che esca, non so se esce il 4, no, 4 è domani. Ora mi aspettate, che controllo, ma forse non esce ancora. Ma no, uscirà assolutamente sì, che prenderò. Fa parte della linea detox e questo sarà il trattamento liquido da giorno, quindi come un siero, no? Quindi il siero ci sarà sempre, questo qua che io ho utilizzato, lo sapete, mi è piaciuto sempre tanto. Ed è insomma una novità, ecco, dopo il siero, quindi è come se fosse una crema giorno, però è un trattamento liquido da giorno. Costa 19,95 anziché 27,95. Va bene. E quindi non li ho ancora provati, li devo assolutamente provare. Con il Vruchet direi finito qui. Poi una novità è questa. L'aveva presa una mia amica ed è della Homedics, quindi un brand, un marchio altamente professionale, ed è la Spa Eye Revive, ovvero ringiovanimento per occhi stanchi, cioè pazzesco. Tra l'altro era dotato anche di pila, cioè di solito quando comprate un prodotto, dove l'ho messo, un prodotto di questo tipo, le pile ve le dimenticate, aspettate che qua si sta aprendo, ok, ed è fatto così, ha il suo coperchietto, eccolo qua, che si è già tolto, che quindi lo protegge, ed è fatto in questo modo, guardate che forte, praticamente non dovete premere nulla, sì, non so se sentite il rumore, vibra. Allora, quando si utilizza, io l'ho utilizzato già dopo l'applicazione della crema contorno occhi, al mattino o alla sera o entrambi, comunque almeno una volta al giorno, in questo senso, che è poi il senso dove noi stendiamo la crema contorno occhi, lo utilizzo anche in questa parte, no? Ad esempio, e poi si può utilizzare sulle, insomma, vari utilizzi, non l'ho ancora utilizzato ad esempio qui sulle... perché io in realtà forse non le ho tantissimo, forse sì, non lo so. Comunque, vabbè, per la zona del contorno occhi mi sta piacendo tantissimo. Vi lascio poi il link qua sotto. Poi, parliamo un po' di riconfermati. Ho parlato solo di novità. Vabbè, i riconfermati sono loro, innanzitutto, che compro e ricompro. Altro prodotto che compro e ricompro, che quindi è un riconfermato, sono queste salviette. Che io non compro ovviamente per struccarmi, ma per togliere gli swatches, per rimuovere al limite il latte detergente, insomma, una la tengo, ho prese due, una costa 2,90 se non erro, forse era in sconto da Tigotà. Mi piace tantissimo. Questo è il terzo che compro, uno in bagno e uno nella mia postazione dove mi trucco. Speedy Care struccante detergente all'acqua micellare, sono 72 salviette. Con appunto acqua di camomilla e vitamina E, no alcol e nemmeno parabeni. Sapete che sono favolose? Allora, io prima compravo sempre quelle di Wycon, che sono sempre tra le mie preferite, però
Però non mi capita stranamente, pure c'è anche a Genova, Wycon l'hanno messo, quindi non ci vado mai e ci andrò prima o poi. E, comunque Speedy Care da Tigotà, non mi ricordo, mi sembra 3,90, ma forse era addirittura in saldo. Un altro riconfermato è questo mascara che ho ricomprato per la seconda volta di Essence, The False Lashes Mascara. Dramatic Volume Unlimited. Questo nella fattispecie l'ho comprato in una tipo una sì, è tipo Tigotà, però in realtà si chiama Prodet, non so se c'è in tutta Italia e non so cosa avevo, ero per caso sporca, ma sapete che se fossi stata sporca, aiuto. E vabbè, non importa. Ed è questo mascara fatto così allungato, mi piace davvero tanto tanto tanto, non so se l'avete mai provato. Quindi adesso sto terminando quello che in uso, ma praticamente quasi finito, e devo dire che questo l'ho utilizzato con molta soddisfazione, come in genere quasi tutti quelli di Essence, ma questo devo dire fatto così mi era piaciuto tantissimo. Poi aspettate perché qua allora vediamo un po', ecco, un altro riconfermato è questo di Delidea. Questo l'avevo già comprato in passato, è il latte tonico 2 in 1 lenitivo. Questi per, cioè, a casa mia vanno via come il pane, nel senso che io ne utilizzo davvero sempre di questi prodotti, quindi li ricompro. Questo in particolar modo l'avevo già ricomprato, appunto, dell'Idea. Amo molto i prodotti dell'Idea. Anche il siero di questa linea mi era piaciuto tanto, l'avevo comprato più e più volte. E per me sono una garanzia. Questo tra l'altro è con i fiori d'arancio e con Physalis, che non so esattamente cosa sia, uno struccante delicato e per le pelli più sensibili, è biocertificato, questo non l'ho ancora aperto perché sto finendo quello di Elan, che ci siamo, praticamente tra qualche giorno lo termino, quindi lo metto in uso e appunto l'ho già utilizzato altre volte, mi piace tantissimo. Allora, qui dice latte tonico, sì è vero, però io non rinuncio mai a utilizzare proprio il tonico, e quindi perché mi piace assai utilizzare il tonico. All'interno c'era il siero gel viso lenitivo che io appunto ho già utilizzato tante volte in passato. Adesso è un po' forse che non lo compro, sì, un anno, 2 anni massimo, ma devo dire che mi è sempre piaciuto moltissimo. Passiamo alle novità invece, qualche novità che ho comprato. Abbiamo fatto un mega mega ordine con le colleghe in ufficio, proprio un ordine mega. Io cosa ho preso? Secondo voi solo sieri. Eterea, che adesso tra l'altro è in vendita anche da Timiama Genova, appena sono contenta, così andrò a prendere altre referenze. Questa è la Prodigious Pure Elix, sì, ce la faccio a dirlo, 100% bava di lumaca. Ed è un siero, non so se l'avete mai provato, ce ne sono diversi forse di Eteria di questo tipo. Io ho scelto questo che ha quella caratteristica che si vaporizza un po' come la crème sorbet della Luxe, quindi è fatto così e è molto leggero, l'ho già utilizzato, sì, l'ho già utilizzato una volta e insomma vi farò sapere, ma che dire di Eterea, ogni prodotto che si prova è sempre un successo, quindi una conferma che si tratta proprio di un'azienda molto molto valida, ecco. Poi sempre tra le novità ho preso un siero di Lavera che è famosissimo, che è il anti-pollution, quindi anti-inquinamento, sì, ed è questo con acido ialuronico e alga bio. Acido ialuronico naturale, sicuramente lo conoscerete. Questo è su base cremosa, quindi ha una texture cremosa, sempre comunque leggera, applicare prima della crema viso, dice, vabbè, tutti i tipi di pelle, è un prodotto ovviamente vegan, insomma, la vera. C'è chi l'ama e c'è chi la odia. no, mi sembra. La trovate anche da Tigo, sì, ciao, da Natura Sie, vedete, molto leggera, è in crema ma poi si trasforma in gel, ammesso che si veda qualcosa perché c'è molto sole e quindi avendone terminati un po' di sieri ne sto ricomprando di nuovi.
Poi cosa ho preso? Ero troppo curiosa di provare, visto che ho la maschera, una maschera della Be Earth, ho preso due sieri uguali della stessa linea per provarli. Sono 5 ml l'uno, quindi 10 ml. È il siero viso anti-age, idratazione intensa, quello di cui ho bisogno. Sono piccini, 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 però dai, 10 ml inizia a essere un po', insomma, un pochino. Ce la faccio ad aprirlo? No, facciamo l'altro che forse l'avevo già aperto. Ok, sì. Vedete come sono? L'avrete sicuramente già visti. Eccoli qua. E quindi penso in tutto 10 applicazioni. Vi farò sapere. Poi ho terminato lo struccante, l'avrete visto se mi seguite su Instagram nella diretta di ieri sera che mi sono struccata insieme a voi. Ho terminato lo struccante occhi di Sien, molto economico, valido, ma non tra i miei preferiti, come quello di Verochet. E quindi ho deciso di provare e ho acquistato questo sempre da Tigotà. Al melograno, c'è tutta una linea con micellare, latte detergente, eccetera, eccetera. È uno struccante bifasico con estratto di melograno bio, giusto? Sì, è della Bioteca Italiana. E l'ho provato ieri sera in diretta con voi ed è favoloso. Strucca in un secondo, toglie tutto. Tanto ieri sera avevo un trucco abbastanza evidente e quindi mi è piaciuto. Ho fatto uno struccaggio solo, però mi è piaciuto molto. Cosa abbiamo? Altre novità? Ah sì, l'ultima che è questa, direi di sì, abbiamo finito. L'ultima che ho comprato sempre da Tigotà è questo balsamo, perché no, di balsami ne ho anche, però ho soprattutto maschere. Maschere capelli ne ho un'infinità e ho preso questo balsamo allargante nutriente, c'era anche all'aloe. Però preferivo più questo, che è, ovviamente parliamo di un prodotto green, un prodotto con un buon inci, insomma, è un prodotto vegan ed è della Biolis Nature. Non so se l'avete già vista, l'avete adocchiata da Tigotà. Ora volevo capire, ah, è di Gottardo, ok? No, pensavo fosse di Pierpaoli, no? E 98% di ingredienti naturali. È appunto una new entry, vediamo com'è, la proverò penso stasera e basta. Video terminato, quindi sulle novità e sulle riconferme del momento, fatemi sapere un po' la vostra opinione, se avete provato già questi prodotti oppure no. Vi mando un bacio enorme, ci vediamo presto. Ciao.